Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Questo video arriva con un po' di ritardo, per la verità, perché questo palco mi è già stato inviato un po' di tempo fa, però come sapete tutti sono stata in ferie da YouTube e sono presa un po' di pausa per l'estate e quindi non ho potuto registrare né pubblicare il video prima. Questo video è la mia prima collaborazione con un'azienda e di questo sono stata felicissima, ed è l'azienda della Resin Pro, che penso tutti quanti ormai conosciate, visto che ho notato che ha collaborato con parecchie creative qui su YouTube e io praticamente l'ho conosciuta attraverso le canzoni artigianali di Annalisa e mi sono subito innamorata di questa resina e sono stati così gentili da inviarmene una confezione di quella piccolina in modo che la possa provare anche io insieme a voi. Quindi adesso andremo a provare questa resina, che avete già avuto modo di vedere da altri video, che è ottima, ma voglio provarla anche io insieme a voi, e magari inauguro anche una nuova rubrica che ho visto anche dai Double Creation, che saluto se mai vedranno questo video, non credo, che creiamo insieme. E se magari vi piace, fatemi sapere giù nei commenti se volete che anche io inizi a fare questa rubrica sul mio canale. Mi piaceva l'idea, appunto, che hanno avuto loro di creare insieme a voi qualcosa che poi andremo a scoprire successivamente. Quindi la confezione, come potete vedere, come si presenta, c'è qui la lettera che manda l'azienda. Vi lascio, come sempre, anche quando faccio video di acquisti, giù nell'info box tutti quanti i dettagli. Quindi qui ci dice, appunto, grazie per aver acquistato i prodotti della linea Resin Pro, e ci fa vedere, appunto, che hanno due prodotti per quanto riguarda la resina, sia la quella trasparente che quella liquidissima, e a me hanno inviato quella trasparente e praticamente mi dicono un po' come va utilizzata, e va utilizzata nello stesso modo della classica resina che ne conosciamo, della Prochima, e quindi componente 100 a 60. Ecco, in questo caso ci farò vedere come, per esempio, se vogliamo sapere quanti grammi di B dobbiamo inserire, basta calcolare quindi grammi di A per 0,60 e avremo grammi di B che dobbiamo inserire. Quindi, come sempre, ci servirà quindi la resina, poi ci servirà la nostra bilancia, ci serviranno dei bicchierini, delle spatoline per mischiare il contenuto e ovviamente degli stampi. Io ho già preparato alcuni stampi precedentemente con lo smalto e giustamente anche degli sticker, in modo che li proviamo sia negli stampi senza sticker e sia con gli sticker. Allora, siamo pronti a colare il componente A, quindi inizierò a metterne 10 grammi. Stai fermo, bilancia, e soprattutto speriamo di non far danni. Ok, quindi ne mettiamo 6 di questa. Ok, mescoliamo molto lentamente per evitare bolle, anche se ho visto che questa resina non provoca tantissime bolle. E adesso voi vedete giustamente tutto il video un po' velocizzato, però fidatevi che sto mescolando molto piano. Allora, ho mescolato ben bene, ovviamente adesso voi dalla fotocamera non vedete nulla, però vi posso assicurare che bolle non ce ne sono, cioè praticamente non esistono bolle in questa resina, e la cosa mi piace già moltissimo, e in più rispetto alla Prochima la vedo leggermente più liquida, quindi non oso immaginare la liquidissima come sia. Iniziamo subito a creare, anche perché oggi fa abbastanza caldo e quindi ho paura che la resina si rapprenda subito, e quindi voglio utilizzare questo stampo che ho preso recentemente e voglio farci dei portachiavi, e quindi con degli sticker, e quindi iniziamo subito a colare la resina dentro gli stampi. Thank you.
fatto questo, mettiamo gli sticker nella nostra resina. E io questa volta ho pensato di ho scelto degli sticker sia estivi che degli sticker appunto romantici, perché voglio fare dei portachiavi appunto per i fidanzati, e quindi insomma mi piaceva l'idea. Quindi inseriamo subito gli sticker. Per adesso è finito. Per quanto riguarda invece gli stampi così, che sono anche un pochino malmessi, ok, questi sono puliti, e ho trovato su Pinterest queste bellissime immagini, queste bellissime donnine, guardate che carine, e praticamente è di un disegnatore che adesso non mi ricordo come si chiama. Guardate quest'altra col pancake, è bellissima. Anche questa con la Nutella è stupenda. Volevo utilizzarla appunto per inserirle qui in questi stampi. Procediamo così. Allora, mettiamo un po' di adesivo qua. Allora, mettiamo questa bellissima donnina con il latte e il caffè. Mettiamo qua. E invece quest'altra con i pancake, guardate che carina. C'è anche questa nel barattolino. Guardate questa che bellina. Però questa non so se c'entra. Questa è Alice nel Paese delle Meraviglie, carinissima. Mettiamo questa, se ci entra. E quindi possiamo lasciarle asciugare almeno per una mezz'oretta. Allora, eccoci qua, pronti a mettere i brillantini. E voglio mettere questi azzurri nella boccettina di Alice nel Paese delle Meraviglie. Invece questa voglio fare il contrasto con il rosa. Allora, eccoci qua, sono passate 10 ore, le creazioni sono belle che dure, e quindi possiamo passare a fare lo strato che andrà a completare la creazione, e io lo farò tutto bianco per tutte quante le creazioni. Allora, ho fatto il bianco così, anche se non capisco perché non si amalgama bene il colore, non lo so, vediamo un po'. Procediamo.
E quindi niente, io ho finito. Queste sono le mie creazioni che ho fatto con la resina della Resin Pro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, non perdete il prossimo video. Se volete scoprire insieme a me queste creazioni, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo giovedì con un altro video. Ciao!